tutto quello che devo fare è semplice: schioccare le dita e ne trovo un altro. Io ne trovo tutto in coro a piacimento. Così deboli e arrendevoli, sai che divertimento. Una piccola erezione te li rende come un bambino che vuole il suo dolcino. A sto punto, per fregarli, non ci vuole che la calma. Il più tenero dei baci e lo stupido è già in trappola. Poi si indaga sul ragazzo, si controlla il conto in banca, cassa, censo, posizione, ma... Occhio, cara, non gettare la tua pelle in bocca ai porci in bancarotta. Non si scopa per amore che non sia l'amore di Dio. Tessi bene la tua trama, fai vedere che scapinzoli e quello ne vuole di più. Ancora, ti manca forse la tua tutta fatta d'oro e mirra. Attenzione! Questa parte è complicata, oltretutto anche molto, molto, molto rischiosa. Può convincersi che è meglio stare senza di te, ma se tutto funziona sarai immortale al suo occhio. Oro, oppio, frutta esotica, ma lo vedi, sta in ginocchio, dagli un calcio e te la faccia al coglione. Su casa, soldi, protezione, nonché infine le sue estreme volontà. Amica, di quel testamento, quello da prima, la prima cosa, voilà. Se li trovi i resti del cervello, spegni quelli e c'è il cavallo, bambina, voilà. Altrimenti resta pure una ragazza da onesti sentimenti, fatti fottere più bene, quattro figli e poi all'inferno. Terminata è la tua festa, libertà, emancipazione, ma tesoro impara, è questa. Ah, ve lo ricordate Esiodo? Secondo illustri fonti, Plutarco, pare che il buon Esiodo sia morto ammazzato dai fratelli di una donna che aveva sedotto e abbandonato. Violet, planning money 1922. Violet, although we make a fool of you, why don't you do? Like some other men do. Le nostre sono soltanto delle considerazioni, sono domande che noi vi facciamo perché noi ce le facciamo, perché non sembra, ma io penso, e penso un sacco di cose,
Penso a tutto quello che ci siamo detti stasera. Penso a tutto quello che non ci siamo detti. Penso a tutto quello che non si può dire. Penso a tutto quello che io non so. Io non sono nessuno. Io non sono una criminologa, non sono una sessuologa, non sono un'operatrice di un centro antiviolenza. Non sono, spero di non essere mai, una donna che ha subito una violenza fisica e sessuale. Io sono semplicemente una donna di 39 anni che nel 2022 si guarda intorno